oggi facciamo un po' di esercizi. Gli esercizi li facciamo, cominciamo a farli sulle coniche, così vediamo un po' sia quello che ho detto l'altra volta, sia quello che possiamo dire sulla diagonalizzazione delle matrici simmetriche. E non sono esercizi preparati, quindi saranno esercizi fatti al momento, e quindi insomma aspettatevi radici quadrate, ma anche nel compito farò così, cioè non è che mi metto a scegliervi l'esercizio apposta in maniera tale che venga particolarmente facile o particolarmente interessante. Io ho sempre sostenuto, e lo sanno i miei studenti di Analisi 1, che la diciamo difficoltà di un esercizio sta soprattutto nell'inquadrato, capire, può essere un esercizio molto facile, voi non me ne accorgete, questo esercizio è molto difficile, voi ci perdete troppo tempo, invece di dedicarvi a un altro, che magari è più facile. Quindi, d'altro canto, qua mi posso far forte di una citazione di Einstein, il quale diceva, almeno io l'ho letta, quindi poi dopo non ho controllato che fosse la vera citazione, perché poi bisognerebbe sempre andare alla fonte originale. Comunque, come l'ho letta io, diceva questo, dice, se io avessi un'ora per, diciamo, ho un problema, ho un'ora per risolverlo, allora, e da questo dipendesse la mia vita, spenderei 55 minuti per capire qual è la domanda da fare, e qual è la domanda giusta da fare, cioè qual è il vero problema da risolvere, no? Quindi, perché un problema non si presenta mai in una forma chiara, qual è il punto chiave, insomma. Dopodiché, avendo ben capito qual è il punto chiave, la domanda da fare, in 5 minuti poi è facile risolvere. Non l'ho detto io, è qualcuno un po' più importante. Ok, ma è così, spesso il vero fallimento non è che non si risolvono i problemi, ma che si risolvono i problemi sbagliati. Questo è la nostra. Quindi voi avete, diciamo, un'equazione di una conica, dovete studiare la conica, sapete quello dove dovete arrivare. In questo caso, vabbè, il problema è abbastanza chiaro. Allora, prendiamo, scriviamo l'equazione di una conica. Squadro più xy più 2xy meno 3y quadro più 4x meno 2y più 5 quadro. Ma sono inventato adesso, non ho controllato a priori nulla. Ho controllato soltanto che passasse per un punto di coordinate facili. Questo segreto ve lo posso dire, diciamo, passerà per un punto di coordinate facili. Adesso se siete in grado di capire perché punto passa. Punto a coordinate intere piccole, diciamo, però questo. A occhio. Per 1,1 non ci passa. Per 0,0 neanche ci passa. Passa per 0,5. X uguale a 0, annulla tutto questo. 5, meno 5 più 5. Quindi ce lo scriviamo. Passa. 0, 1. Questo è l'unico bonus che vi concedo. Sappiate che quasi sempre, non sempre, non è proprio certo, però quasi sempre passerà per un punto a coordinate piccole, quindi provate qualche punto, no, è utile poi in fase di controllo. Allora, andiamo a scrivere la mia conica come in forma matrice, diciamo la mia equazione
in forma matriciale. Qua io ho x, y, 1, non metto le virgole per comodità, qua ho x, y, 1 uguale a 0, e qua ho 1, poi ho 1, 1, meno 3, poi 2, 2, meno 1, meno 1, e 5. XY, 1 più 1 fa 2, X, 2 più 2 fa 4, Y, meno 1 e meno 1 fa meno 1. Poi qua ci sono i coefficienti di X quadro, meno di X quadro, di Y quadro che fa meno 3, e la costante che fa 5. Allora abbiamo detto che dobbiamo andare a considerare gli autovalori, diciamo, andiamo a scrivere il polinomio caratteristico di 1, 1, 1, meno 3. Questo qui fa lambda meno 1 per lambda più 3 meno 1. Questo è qui di là. Oh, come faccio il polinomio caratteristico? Dovrei fare questo meno lambda per questo meno lambda e poi fare il determinante. Avete visto tante volte che quando la matrice è 2x2 posso fare il contrario, cioè il contrario è fare lambda meno questo valore sulla diagonale, corrisponde a cambiare il segno, ma se cambio il segno nella matrice 2x2 il prodotto qui sulla diagonale rimane qua e non ce ne sono altri che sono molto annotatori. Quindi posso fare lambda meno 1 per lambda meno meno 3, quindi viene lambda più 3 meno 1. Preferite determinante di 1 meno lambda meno 3 meno lambda 1, 1 è uguale e viene stato. Quindi viene lambda quadro, poi abbiamo più 3 lambda meno lambda fa meno, fa più 2 lambda, poi c'è meno 3 meno 1 fa meno 4. Quindi, di che si tratta? Iperbola. Iperbola perché il polinomio caratteristico non ha né segni costanti né segni alterni. Per controllo, lambda uguale meno 1 meno più radice di 5. E basta. Sto usando la ridotta, lambda uguale meno pi mezzi meno più radice di pi mezzi al quadrato che fa 1 meno ac che fa 4, quindi radice di 5, e poi fratto a che vale 1 e quindi rimane. Infatti questi numeri sono meno 1 meno radical 5 è negativo, meno 1 più radical 5 è positivo. Adesso sì, possiamo anche controllare di aver fatto bene mettendo le radici eccetera, però non è particolarmente utile. Il controllo lo faccio in un altro modo. Adesso prendo questa qui. Allora, quale autovalore vogliamo studiare per primo? Mettiamo quello positivo. Allora, quindi abbiamo 1, 1, 1, meno 3 che moltiplica a, b, le due coordinate del vettore, vediamo così, del vettore chiamiamo così. Questo deve essere uguale a radical 5 meno 1 a. Sto studiando
l'equazione che mi darà gli autovettori, diciamo, a meno di una costante di proporzionalità sarà l'autovettore relativo a questo autovalore. Gli autovalori sono due, sono distinti, quindi ogni equazione che mi dà gli autovettori sono uno spazio di dimensione 1, se ci metto anche lo 0. Questo perché R2 è dimensione 2, almeno 1 devo avere la dimensione per questo autovalore, almeno 1 per l'altro autovalore, quindi avrò dimensione esattamente uguale a 1. Allora, quindi avrò A più B uguale radical 5 meno 1 per A, e A meno 3B uguale radical 5 meno 1 per B. Io da qui ottengo B uguale radical 5 meno 2 per A, e da qua ottengo A uguale radical 5 più 2 per B. In realtà queste equazioni a meno di un multiplo sono la stessa equazione. Potete controllarlo facendo il prodotto, oppure prendendo questo e sostituendo qua dentro. No, se sostituite là dentro viene, se prendete la seconda e sostituite nella prima, fate radical 5 meno 2 per radical 5 più 2 per B. A più B per A meno B fa 5 meno 4 che fa 1, quindi tutto questo fa 1, e vedete che l'equazione è diventata di identità. Quindi una delle due equazioni, diciamo, abbiamo controllato che abbiamo ricontrollato che quello è un autovalore della matrice, no? Perché altrimenti se non fosse un autovalore della matrice, quell'equazione, quel sistema avrebbe un'unica soluzione, invece così non è. Quindi avrebbe solo la soluzione nulla, invece così non è. Allora, dal momento che così non è, un'equazione la buttiamo e l'altra ce la teniamo, quindi B uguale radical 5 meno 2 per A, e allora prendiamo il vettore 1 radical 5 meno 2. Attenzione però, allora, questo è un autovettore relativo a quell'autovalore là, a radical 5 meno 1. L'autovettore relativo all'altro autovalore, un autovettore almeno relativo all'altro autovalore, io vi ho detto di fare radical 5 meno 2 meno 1, perché diciamo, ottenere un vettore normale a quello di prima è facile, basta schermare le coordinate e cambiare disegno 1. Per comodità ho detto cambiare di segno quella sulla diagonale, in quanto la, in questo modo la matrice viene simmetrica, verrà con determinate negative, però verrà simmetrica. Quindi poi quando andremo a fare il cambiamento di variabili, diciamo, sarà molto comodo. Vabbè, qua fermiamoci. Adesso potremmo anche, per esempio per controllo, per un controllo in più, se io qua prendo l'altra equazione, allora se prendo l'altra equazione posso controllare che mi venga per esempio questo autovettore qua. Allora, se voglio controllare che venga questo autovettore qua, allora cosa faccio? Qua porto A dall'altra parte, quindi viene B uguale meno radical 5 meno 2 per A, e qua trovo A uguale 2 meno radical 5 per B. Ok? Adesso se andate a sostituire, qua sopra trovate un'altra volta che questa è un'identità, però
uguale 2 meno la radice al 5 per b. Quindi se al posto di b ci metto meno 1, moltiplicando meno 1 per 2 meno la radice al 5, viene radice al 5 meno 1. Ok? Oh, questi vettori però, voi sapete che noi li dovremmo prendere 8 normali, e questi non sono 8 normali. Quanto vale la norma di uno di essi? Dovrei fare la radice quadrata di cosa? Di questo al quadrato più questo al quadrato. Ma questo al quadrato più questo al quadrato fa 1 più 4 più 5 che fa 10 meno 4 radice al 5. Fate il quadrato di questo fa 1, il quadrato di questo fa 4 più 5 meno 4 radice al 5. Fate le somme e trovate questa roba. Oh, questo è la norma di quest'altro, è la stessa, perché noi abbiamo semplicemente scambiato le coordinate, poi che ne abbiamo cambiato uno di segno, siccome per la norma è del tutto indifferente. Quindi questa sarà la matrice di rotazione che mi servirà a diagonalizzare la la parte quadratica della mia conica. Però non voglio fare prima la rotazione. Adesso, se dovessi fare la rotazione, siccome la matrice di partenza è 3x3, che matrice dovrei usare? Non questa, ma dovrei usare la matrice questa, poi 0, 0, 0, 0, e qua non ci dovrei mettere 1, ma ci dovrei mettere questo numero qua, perché dovrei sempre avere una matrice ortonormale. Quindi io ruoto solo la parte relativa alle coordinate x, y. Però nel fare questo faccio delle moltiplicazioni in più non necessarie. Mi spiego. Quando vado a usare quella matrice, vado a fare i prodotti di righe per colonna, e qui ho degli elementi diversi da zero anche sulla terza riga e sulla terza colonna, a parte l'elemento 3,3, gli elementi 1,3, 2,3, 3,1 e 3,2. Allora, quelli là mi comportano dei calcoli che sarebbe meglio evitare di fare. Allora, cosa faccio? Faccio prima la traslazione e poi faccio la rotazione, perché effettivamente in questo modo risparmio calcoli. Allora, andiamo a fare prima la traslazione. Allora, questa me la metto da parte. È la matrice 2x2 che mi serve per diagonalizzare questa. Perché parlo della matrice? Perché quello che devo fare è trasposto di n a n o n a meno 1 a n, essendo una matrice ortogonale, no? Ma in realtà trasposto di n è uguale a n, quindi la matrice che devo mettere a sinistra e a destra è esattamente la stessa. Quindi questo è il motivo per cui ho cambiato segno sulla diagonale, non fuori, perché altrimenti poi devo mettere la trasposta dall'altra parte, e la trasposta in quel caso è diversa. Adesso cominciamo a fare la traslazione. Se faccio la traslazione, allora io so che questo è un'iperbole, quindi mo non so come è fatta, faccio un'iperbole generica, però l'iperbole ha gli asintoti. Gli asintoti passano per un punto, questo punto è anche l'incrocio degli assi, dei due assi dell'iperbole, cioè gli assi di simmetria. Quindi io voglio che questo punto venga traslato, venga messo a zero. Quando è che questo punto viene traslato, viene messo a zero? Quando, facendo una traslazione del tipo x uguale u più m, y uguale v più m,
n, scusate, nella mia equazione scompaiono i termini di primo grado. In quel caso sappiamo che, lo sappiamo perché se la cosa fosse messa in, diciamo, con gli assi verticali e orizzontali, sarebbe tipo x quadro meno ax quadro meno by quadro uguale a quadro x quadro meno p quadro y quadro uguale c quadro uguale c, c potrebbe essere positivo o negativo, ok? Però al di là di questo, se poi io la ruoto compare il termine xy, ma non compaiono mai i termini in x e in y, quindi ragionando al contrario, se io faccio la tassazione e faccio sparire i termini in x e in y, automaticamente quel punto mi va a finire nell'origine. Quindi io ho centrato in qualche modo il mio termine. Allora, andiamo a sostituire e andiamo a vedere i soli... Vabbè, facciamo prima tutta la sostituzione, qua ci vuole un po' di tempo per abituarsi. Diciamo, se uno è abituato può andare a scrivere direttamente i termini che gli interessano. Ok? Allora, scriviamo prima i termini lineari nella U, perché adesso ci saranno i termini lineari in U e V, questi vogliamo che scompaiano. Scriviamo i termini lineari nella U, quindi ho qua, ho 2MU da qua, il doppio prodotto, ed è l'unico termine lineare, qua c'è un quadrato, poi c'è M quadrato. Poi il termine lineare nella U qua è quando non con motivo per V, perché questo è quadratico, o quando moltiplico per N, quindi è più 2NU. Poi c'è più 4U. E noi vogliamo che questo termine sia uguale a 0, o almeno che sia identicamente uguale a 0, per ogni U. Quindi, cosa ne ricaviamo? La U la mettiamo in evidenza, la possiamo togliere perché non sarà sempre uguale a 0, e quindi troviamo l'equazione m più n più 2 uguale a 0. Adesso facciamo la stessa cosa con la v. Allora qui ho 2mv meno 6nv meno 2v uguale a 0. Adesso togliamo la v, dividiamo per 2, quindi viene m meno 3n meno 1 uguale a 0. Allora facciamo la sottrazione e quindi viene 4n più 3 uguale a 0, n uguale meno 3 4. Allora, se vado a sostituire meno 3 quarti per 3 fa 9 quarti, meno 1 fa 5 quarti, quindi viene m uguale meno 5 quarti. Quindi vuol dire che il punto, il centro, diciamo l'incrocio degli assi e degli asintoti era il punto di coordinate meno 5 quarti, perché questo era la x, no, era il punto di coordinate, era il punto di coordinate 5 quarti, 3 quarti. Per quale motivo? Perché dopo la traslazione, ah no, 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 era giusto, stavo scrivendo. No, ah, è giusto, giusto così. Allora, U è uguale a x meno m
V è uguale a Y meno N. Ok, siccome dopo la traslazione il centro sarà 0, 0 in U e V, vuol dire che in X sarà meno 5 quarti meno 3 quarti. In U e V il centro sarà 0, 0 e quindi in X e Y il centro è quello lì. Ok? Allora andiamo a vedere, andiamo a fare la nostra traslazione. Quindi questo è il centro nel senso di intersezione degli assi. Ok? Questo nella X e nella Y. XY. Vabbè, l'ho messo per riga, si dovrebbero mettere sempre per colpito. E va bene. Facciamolo in pratica, no? Allora, prima di cancellare quello sotto, facciamo. Quindi x uguale u meno a 5 quarti. Y uguale V meno 3 quarti. E andiamo a sostituire. Abbiamo U meno 5 quarti al quadrato più 2 volte U meno 5 quarti per V meno 3 quarti meno 3 volte V meno 3 quarti al quadrato più 4 U meno 5 quarti meno 2 V meno 3 quarti più 5 uguale a 0. Allora andiamo a sistemare prima i termini quadratici. Qua ci abbiamo U quadro più 2V meno 3V quadro. E questo è corretto, i termini quadratici non devono cambiare, almeno i coefficienti non devono cambiare. Poi ci sono i termini con la U. Qua abbiamo meno 5 mezzi U, poi meno 3 mezzi U più 4 U, e come vedete tutto ciò fa 0. Poi abbiamo i termini con la V. Poi abbiamo meno 5 mezzi V meno 3 mezzi per 3, quindi fa per meno 3 fa più 9 mezzi V meno 2V, e come vedete pure questo fa 0. E vedete che ci troviamo. Quindi questo controlla che M e N sono corretti, che il centro era quello lì, era quello lì. Ok? Poi abbiamo i termini noti. I termini noti sono più 25 sedicesimi. Qua ho più 30 sedicesimi. È inutile che semplifichi, perché siccome qua per sommare devo riportare tutto a 16. Quindi perché? Meno 3 per meno 5 fa 15 sedicesimi per 2, 30 sedicesimi. Poi qua ne ho 9 sedicesimi per meno 3 fa meno 27 sedicesimi. Poi abbiamo, qui abbiamo meno 5, questo lo lascio scritto così per adesso. Poi abbiamo più 5 da qua e più 3 mezzi da qua, meno 2 per
meno 3 quarti fa più 3 mezzi. Allora, quindi andando a semplificare, mi viene u quadro più 2 u meno 3 u quadro, qua fa 0 i termini lineari. Qui abbiamo 25 e 3 fa 28 sedicesimi, questo e questo se ne va, 3 mezzi sono 24 sedicesimi, 28 e 24 fa 52 sedicesimi, cioè fa 13 quarti. Allora, a questo punto abbiamo fatto un po' di somme così a mente. Allora, ci ricordiamo che quella originale passava per 0,1, no? Passava P a partire dalla mia conica all'iperbole P di coordinate 0,1. Questo l'avevamo verificato all'inizio. Adesso, se io sommo M ed N, questo è in x, y, nelle variabili u, v, il traslato di P, chiamiamolo P', che coordinate ha? 0 meno 5 quarti fa meno 5 quarti, 1 meno 3 quarti fa 1 quarto. Perché x uguale x più m, quindi devo sommare alla x m e devo sommare alla y n. Adesso andiamo a controllare. Meno 5 quarti al quadrato fa 25 sedicesimi, poi più 2 uv fa meno 10 sedicesimi, meno 3 v quadro fa meno 3 sedicesimi più 13 quarti dovrebbe fa 0 e non fa 0, perché questo è positivo, no? 25 meno 12 fa 13 e non ci troviamo. Allora, vediamo dove abbiamo sbagliato. Questa passava per il punto 0,1, ok? I punti sono stati traslati di 4, perché la coordinata u è uguale a questo più 5 quarti, quell'altro più la 7 quarti. Ho sbagliato nella traslazione, è la seconda volta che manca. Andiamo a ricontrollare, vediamo un po'. Abbiamo detto 25 sedicesimi, 2 per 35 fa 70 sedicesimi, meno 49 per 3, per meno 3, fa 147. E poi ci resta più 13 quarti. Vediamo un po'. Qua viene meno 77, meno 52, più 52 sedicesimi, avevamo visto prima che 13 quarti era 52 sedicesimi, fa esattamente 0. E quindi tutto. Quindi, come vedete, diciamo, con questo piccolo trucchetto di farla passare per un punto all'inizio, un punto facile, sappiamo che deve passare qua per il punto di coordinate 5 quarti, 7 quarti, ci passa. Allora, questo non è un controllo assoluto, potrei aver fatto più errori che si sono incastrati, però diciamo al 99% stavolta. Ok. Quindi questa è la situazione. La mia iperbole adesso è questa qui ed è centrata nell'origine. Semplicemente è stata effettuata una traslazione. Adesso
devo fare? Se io voglio semplicemente descrivere la mia iperbole, allora, una grossa parte della descrizione della mia iperbole, se voglio fare il grafico della mia iperbole, sta negli asintodi. Se io so gli asintodi, ma diciamo nelle, qua ci scrivo nelle variabili u, v. Adesso, nelle variabili uv, gli asintodi chi sono? Basta, ve l'ho detto l'altra volta, prendere e qua annullare gli asintodi si ricavano dall'equazione u quadro più 2 uv meno 3 u quadro uguale a 0. Adesso gli asintodi li potete scrivere, qua c'avete un quadro, allora un quadro me lo posso fattorizzare come mi pare, questa qua si deve fattorizzare in due rette di primo grado, in due equazioni di primo grado che danno due rette. Ed è ovvio che questo succeda, no? Perché diciamo l'equazione, vabbè, passa per l'origine, è un'iperbole che però ha i due rami che si toglie. Allora, quindi chiamiamo u meno a v per u più a v uguale a 0. Nel senso, qua posso mettere dei coefficienti a, b, c, d, però i coefficienti della u devono essere entrambi diversi da 0, se no non posso avere un quadro. Allora, se uno l'aumento, l'altro lo diminuisco, quindi so solo che il prodotto deve fare 1. I coefficienti della U me li scelgo io, faccio 1 e 1, la stessa scelta più semplice. E a questo punto si aggiustano dall'altra parte i coefficienti della U. O se preferite, questa qui è un'equazione, si chiama un'equazione omogenea. Cioè, se io divido questa equazione per V quadro, questa equazione diventa U fratto V al quadrato più 2 U su V meno 3 uguale a 0. Allora, vedete che in U su V l'equazione è un'equazione di secondo grado, è come se fosse una variabile sola. Allora, quali sono i rapporti u su v che mi soddisfano questa equazione? Questa equazione ci mette una nuova variabile, risolvi l'equazione di secondo grado, no? Chiamiamola w quadro più 2 w meno 3 uguale a 0. Allora, quindi chi è w? W è meno 1 meno più la radice tra l'altro di 1 più 3 che fa 4, quindi fa meno 3 e fa 1. Ok? Questo vuol dire che u è uguale a meno 3v, quindi qua ci sarà u più 3v per u meno v uguale a 0. Infatti fate la prova, fate il prodotto u quadro più 3uv meno uv fa più 2uv meno 3uv quadro, e questa è la fattorizzazione di cui su. Quindi gli asintodi nel piano uv sono u uguale v, che è questo. Vabbè, fatto un po' male, mi conviene alzare leggermente quest'asse. Okay.
questo è u uguale v, questo è u, questo è v e questo è v uguale v. Ok? No, no, perché se u su v fa 1, u uguale v, quindi è u meno v che è uguale a 0. Qua ti viene u. Allora, avrai u su v uguale 1. Porta all'altra parte, viene u uguale v. Porta al primo membro, viene u meno v uguale a 0. Per lo stesso motivo là viene u più 3v, ma abbiamo fatto anche il controllo perché abbiamo preso questo, abbiamo moltiplicato, abbiamo fatto vedere che veniva l'equazione sopra. E l'altra è u uguale meno 3v, u più 3v uguale a 0, oppure v uguale meno u terzi, meno u terzi è una retta fatta così. Okay. Quindi questi sono gli asintomi, più o meno, date, però più o meno su questi, insomma. Sto, la tangente di questo dovrebbe essere uguale a un terzo, di quest'angolo dovrebbe essere uguale a meno un terzo. Ok. Adesso noi abbiamo detto che nel piano sempre UV la nostra passa per 5 quarti, 7 quarti. 5 quarti sta qua, 7 quarti sta un po' più su di 5 quarti, quindi sta oltre V uguale 1, quindi che ne so, stiamo qua. Ok? Quindi la mia iperbole dove passa? Passa qui e qui, quindi è una cosa fatta più o meno così, e lo potete anche vedere se volete controllare questa cosa qua. Adesso avevamo detto che questo era 5 quarti 7 quarti, allora questo qua occhio e croce sarà intorno a 1 e questo qua sarà intorno a meno 1 a occhio. Quindi se io adesso in u e v metto v uguale 0, scusate, metto qua, questa era l'iperbola originale, metto v uguale 0, no scusate, metto u uguale 0, cioè tolgo questo e questo, mi viene 3v quadro uguale 13 quarti, quindi v quadro uguale 13 dodicesimi. Quindi v uguale più o meno radice di 13 dodicesimi, che sarebbero esattamente questo punto qua e questo punto qua, e tutto. Quindi vedete che funziona. Poi un grafico fatto meglio è difficile da fare. Ora l'iperbola originale qual è? È esattamente questa, semplicemente spostata come centro qua, quindi io devo fare una, diciamo, se volessi, o spostate gli assi di 5 quarti a destra e 3 quarti in alto, o spostate questa di 5 quarti a sinistra e 3 quarti in alto, è la stessa cosa. È più facile fare il grafico di quella centrata e poi spostarla. Oh, quindi grosso modo il grafico già l'abbiamo fatto, chiaro? Già l'abbiamo fatto. Dobbiamo vedere soltanto ruotandola come si mette. Allora, ruotandola a questo punto la mia matrice era questa, nella U e V, la mia matrice era avevo detto
1, 1, 1, meno 3, poi 0, 0, 0, 0 e poi c'è la qua 13 quadri. Giusto? Adesso la vogliamo ruotare. Che significa ruotare? Significa moltiplicare per questa matrice qua. Allora, qua ci devo mettere 1 radical 5 meno 2 radical 5 meno 2 meno 1, poi ci metto, disegno un po' le righe e la colonna della matrice, se no non si capisce più niente, poi ci metto 0, 0, 0, 0 e qua attenzione, qua ci metto radical 10 meno 4 radical 5. E la stessa matrice la metto da questa parte, questa la chiamo n e metto n pure di qua e poi divido tutto. Veramente quella non è proprio n, è divido tutto per 10 meno 4 radical 5. Per quale motivo? Allora, questa matrice a meno di questa costante è ortonormale. Allora, quando ci vado a mettere la terza colonna è ortogonale alle prime due, perché le prime due stanno, c'hanno 0 e 0 qua, però per renderla ortonormale, siccome la costante era quella, ci devo mettere questo numero qua. Perché quando vado a moltiplicare quel numero, qua mi viene un vettore di norma 1, qua mi viene un vettore di norma 1 e qua mi deve venire 0, 0, 1. Se no, non è più una matrice ortonormale. La stessa matrice la devo mettere dall'altra parte. Le costanti, gli scalari posso spostare come mi pare rispetto alle matrici e quindi me li metto tutti in fondo. Siccome compare due volte, una volta di qua e una volta, diciamo, vicino a questa matrice qua, una volta vicino a questa matrice qua, i due scalari, quando li vado a moltiplicare, mi tolgono questa radice. Questo numero al quadrato mi toglie questa radice, quindi qua stavolta devo dire per 10 meno radica 5. Allora, andiamo a fare questo prodotto. Facciamo una volta. In realtà non lo dovete fare, già sapete quello che... Quando deve fare questa roba qui? Il primo era... adesso abbiamo cancellato, però voi ce l'avete scritto. Il primo era un lato valore per lato valore positivo. Quindi qua verrà radical 5 meno 1. Qua verrà 0, 0, qua verrà radical 5 più 1, poi verrà 0, 0, 0, 0, e poi qua quanto verrà? E qua verrà 13 quarti come prima, non cambia niente, deve venire così. Già lo sappiamo che deve venire così. Facciamolo una volta per controllare che stiamo ragionando bene, perché è sempre possibile. Diciamo, allora cominciamo a fare. Allora, una 1 su 10 meno 4 radica 5 lo lascio stare, lo metto invece di metterlo alla fine, lo metto all'inizio, poi ci metto la matrice n. Quindi 1 radical 5 meno 2, poi radical 5 meno 2 meno 1, poi qua 0, 0, 0, 0, e poi qua c'era radical 10 meno 4 radical 5. Dall'altra parte mi faccio questo prodotto. Dica per conto. Allora, 1, 1, 0 vuol dire devo fare la somma di questi due. Quindi qua mi viene 1 più radica 5 meno 2 fa radica 5 meno 1. Poi devo fare la somma degli altri due. E qua mi fa radica 5 meno 3. E poi mi fa 0. Poi 1 meno 3. Quindi 1 per 1 fa 1. Meno 3 per questo qua fa 6
e più 1 fa 7, meno 3 radica 5. Poi 1 fa radica 5 meno 2, più 3 fa radica 5 più 1 e poi fa 0. Poi viene 0, 0 e poi qua viene 13 quarti per quella radice là. Sarebbe la stessa radice che sta qua. Per questione di spazio. Adesso devo fare l'ultimo prodotto. Adesso fatemi cancellare tutto questo. Tanto già la quadra rete. Così continuo a sinistra. Ok. Allora tutto ciò deve essere uguale a... Adesso il prodotto è un po' più complicato. Ma qui abbiamo 1 fra 10 meno 4 radica 5. Allora, è chiaro che qua, qua, qua e qua vengono 0, 0, 0, 0. Poi è chiarissimo che qua viene 13 quarti per 10 meno 4 radica 5. No? Perché? Perché? Questa riga scalare questa fa 0, questo scalare questo 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 fa 13 quarti, la radice per la radice fa questa roba. Quindi gli unici 4 termini difficili da calcolare sono quelli qui altri. Allora cominciamo col termine 1, 1. Stavolta cosa devo fare? Devo fare radical 5 meno 1 più radical 5 meno 2 per 7 meno 3 radical 5 uguale, uguale. Adesso fa radical 5 meno 1, poi abbiamo più 7 radical 5 meno 3 per radical 5 per radical 5 fa meno 15, poi abbiamo meno 14 e poi abbiamo più 6 radical 5. Adesso facendo la somma, più 7 più 6 più 1 fa 14 radical 5, meno 15 meno 14 meno 1 fa meno 30. Quindi se abbiamo fatto bene i conti, qua viene 14 radical 5 e 3. Adesso andiamo a fare il termine A12. Stavolta dobbiamo fare questo per questo più questo per questo. Quindi stavolta viene radical 5 meno 3 più radical 5 meno 2 per radical 5 più 1 uguale, uguale radical 5 meno 3 più 5 meno 2 più radical 5 meno 2 radical 5. Ed è confortante il fatto che questo fa 0 e questo fa 0 e quindi viene 0. Infatti effettivamente la matrice deve venire diagonale. Adesso dobbiamo fare questo e questo, quindi stavolta dobbiamo fare radical 5 meno 2 per radical 5 meno 1 di tutto più meno 1 per, quindi 3 radical 5 meno 6. Andiamo a fare il prodotto. Radical 5 radical 5 fa 5, meno 1 per meno 2 fa più 2, poi viene meno 2 radical 5 meno radical 5 più 3 radical 5 meno 7. Come potete constatare, notare, fa 0. Andiamo a vedere l'ultimo. Stavolta dobbiamo fare
radical 5 meno 2 per radical 5 meno 3? Più, anzi meno radical 5 meno 1, meno 1 per questo punto. Allora, quindi qua viene radical 5 per radical 5 fa 5, meno 2 per meno 3 fa 6, 5 più 6 fa 11, meno 1 fa 10. Poi qua viene meno 2 radical 5, meno 3 radical 5 fa meno 5, meno 1 fa meno 6 radical 5. Quindi qua verrà 10 meno 6 radical 5. Bene. Adesso io devo dividere per questo numero. Allora, quando vado a dividere per questo numero, non è difficile, questo si fa sempre come al solito con le razionalizzazioni. Beh, questo diviso questo è facile, perché basta togliere, questo c'è sopra e sotto, quindi viene 13 quarti. Cominciamo col fare 14 radical 5 meno 30. Potrei mettere in evidenza un 2, ma ci faccio poco. Comunque, fratto 10 meno 4 radical 5. Allora, comincio a moltiplicare per 10 più 4 radical 5. Sì, potevo semplificare, però per non perdere tempo. Scusate, sopra e sotto. Adesso, sotto, questo è A più B per A meno B, il quadrato di 10 fa 100, il quadrato di 4 radical 5 fa 5 per 16 che fa 80, sotto viene 20. Sopra quanto viene? Adesso devo fare questa moltiplicazione. Allora, cominciamo con i termini. 14 radical 5 per 4 radical 5 fa 56 per 5 che fa 280. Meno 300, 280 meno 300 fa meno 20. Poi adesso andiamo con i termini con radical 5. 140 radical 5 meno 120 radical 5 fa più 20 radical 5. Semplificate per 20 e fa meno 1 più radical 5, meno 1 più radical 5 e basta. Quindi si andate a controllare esattamente quello che doveva venire. Adesso sotto si fa allo stesso modo, semplicemente cambia che qua c'è 10 meno 6 radical 5. Allora, sotto fa sempre 20, sopra fa 10 per 10 fa 100, 24 per 5 fa 120, 100 meno 120 fa meno 20. Poi abbiamo meno 60 radical 5 più 40 radical 5 fa meno 20 radical 5, meno 1 meno radical 5. Quindi tutta sta matrice, che è esattamente quello che doveva venire. Vi do due secondi per finire di copiare. A questo punto possiamo scrivere direttamente che tutta questa matrice faceva meno 1 più radical 5, 0, 0, meno 1 meno radical 5, 0, 0, 0, 0, 13 quarti. Quindi quando fate la diagonalizzazione, quando avete messo questa matrice qua, vi siete calcolati che la matrice era questa, vabbè, a meno della costante, insomma, divisa per la costante per farla venire ortonormale, no scusate, questa qua, questa era la matrice che diagonalizzava il pezzo di 2 punti, era questa qua fratto la radice di questa, ok? Allora, quando andate a scrivere la matrice così
a sinistra, così a destra, e poi dividete per il quadrato della costante di normalizzazione, perché appariva due volte, alla fine già sapete che qua deve venire il primo autovalore che avete calcolato, cioè quello che, dove avete messo la prima colonna, diciamo l'autovettore l'avete messo sulla prima colonna o sulla prima riga, quindi la matrice è la simmetrica, l'autovettore relativo a questo autovalore l'avete, è questo qua o questo qua, quindi primo autovettore, primo autovalore, secondo vettore, secondo autovalore, e la costante rimane la stessa, non cambia, perché la rotazione giustamente mica mi cambia la forma della parabola, quindi è dell'iperbole, quindi diciamo una volta che io l'ho girata, a questo punto cosa so? So che la mia iperbole, cioè a cosa equivale aver fatto questo? Equivale ad aver fatto queste sostituzioni qua, xi e delta, due nuove variabili, xi uguale 1 su radice di 10 meno 4 radice al 5 che moltiplica u più radica 5 meno 2 per v, eta uguale 1 fratto radice di 10 meno 4 radica 5 radica 5 meno 2 per u meno v. Queste sono le sostituzioni da fare. Ma sarà xi che è questa roba qui di u e v o u? O qua ci devo mettere u e qua ci devo mettere xi ed eta, è la stessa cosa, siccome n a meno 1 è uguale a n, se voi scrivete qua non vi potete sbagliare, perciò uso questa matrice qua per cambiare, perché siccome io a volte mi intoppo, poi devo perdere tempo per controllare, qui o scrivete xi qua e u e v, xi eta là e u e v qua e qua, o fate il contrario, è esattamente la stessa cosa. Chiaro? Ok, allora a questo punto questa è la conica scritta nelle variabili xi eta, quindi qua ci avete xi eta 1 e qua ci avete xi eta 2. Cioè se andate a scrivere la vostra, questa qui è diventata radical 5 meno 1 per xi quadro meno radical 5 più 1 per eta quadro più 13 quadro uguale a 0. Allora se andate a vedere adesso chi sono le rette, le rette sono adesso qua dovete fattorizzare questo, gli asintoti adesso chi sono? Gli asintoti vengono dall'equazione radical 5 meno 1 xi quadro meno radical 5 più 1 eta quadro uguale a 0. Questi sono gli asintoti, giusto per controllo, ok? Allora qua dovete se dividete per eta quadro trovate radical 5 più 1 fratto meno 1 fratto radical 5 più 1 per xi su eta al quadrato uguale 1, oppure se preferite portarlo dall'altra parte
radica 5 più radica 5 meno 1. Adesso, se volete fare la radice quadrata, prima di tutto vi conviene razionalizzare, cioè questo è, se io moltiplico per radica 5 più 1 sopra e sotto, sotto mi viene 4 e sotto, sopra mi viene radica 5 più 1 al quadrato, quindi mi viene 6 più 2 radica 5. Quindi x su e al quadrato è uguale a questa qua. Adesso psi su eta uguale più o meno radice di 6 più 2 radica 5 mezzi. Qua in realtà si può si può continuare, perché questo qua non era altro che radica 5 più 1 al quadrato, quindi la radice di radica 5 più 1 al quadrato fa radica 5 più 1, quindi qua viene radica 5 più o meno mezzo. Il mezzo era la radice di 4. Tu qua c'avevi, prima di fare la radice, c'avevi questo senza radice, sotto c'avevi 4. Sì. Fatto la radice, qua c'è la radice, e sotto la radice 4. No. Allora, moltiplicando per radice di 5 più 1 sopra e sotto, qua viene così. Adesso faccio la radice, a parte il più e il meno, questo quadrato si toglie e 4 diventa. Quindi troviamo xi uguale radica 5 più 1 mezzi per eta e l'altro è xi uguale radica 5 meno 1 mezzi no, meno sarà meno questo. Nell'altro caso, quali erano gli asintoti? Sì. Ma là abbiamo scritto sì uguale radica 5 più 1 mezzi e tutto meno, perché abbiamo anche l'esempio là? Ok, due valori. Due valori, sì. Uno è, porto a destra eta, quello che non mi piace adesso in realtà un po' la, se è una rotazione, gli asintoti in precedenza non erano ortogonali e anche adesso non devono essere ortogonali, io ho solo ruotata, no? E voglio controllare questa cosa per controllare di non aver fatto errori. Allora sì, perché quando se due rette fossero ortogonali m per m primo farebbe meno 1, ma qua m per m primo non fa meno 1, perché m per m primo sì è negativo, però quando faccio il quadrato di questo mi riviene 6 più 2 radica 5 quarti.
che non è, che non è. Vabbè. Ok, ma dovrebbe essere tutto così. Giusto se uno diciamo lo volesse controllare, giusto per vedere ancora un altro po', in psi ed eta lo facciamo qua. Nel piano psi ed eta andiamo a scrivere la nostra equazione, l'avevamo detto, era radical 5 meno 1 per psi quadro meno radical 5 più 1 per eta quadro più 13 quarti uguale. Ma abbiamo detto questo è in realtà io qua ho fatto una cosa che non, ecco perché adesso non mi trovavo, ho chiamato, ho esplicitato psi rispetto ad eta, siccome questo era quello che prendeva il posto di x, psi è la prima delle due variabili, quindi questo qua è come se, diciamo, qua ci devo mettere psi e qua ci devo mettere eta. Allora eta viene 2, insomma viene radical 5 meno 1 mezzi eta per psi ed eta uguale meno radical 5 meno 1 mezzi. Perché io ho fatto una rotazione, la rotazione mi deve lasciare altrimenti fa, vabbè, è come se facessi ancora un ribaltamento. Se io metto psi qua ed eta qua, rispetto a prima ho fatto una rotazione e un ribaltamento. Se cambiassi psi ed eta come stavo per fare, allora ho fatto un altro ribaltamento e i due ribaltamenti si annullano, però la rotazione non è la stessa di prima. Un ribaltamento porta sempre un determinato pari a meno 1, però ovviamente se i ribaltamenti non sono sullo stesso asse, fare un ribaltamento e poi fare un altro ribaltamento rispetto a un altro asse, sempre passando per l'origine, comporta una rotazione. Quindi se la scrivete con psi qua ed è da qua, non è la ruotata di quella di prima, è ruotata e ribaltata rispetto a un qualche asse. Ok? Se invece scrivevo come stavo facendo psi qua ed è da qua, effettivamente è ruotata rispetto a prima. Di che angolo non lo sappiamo, perché possiamo intanto andare soltanto a vedere com'è fatta. Allora devo usare sì gli asintoti di prima. Allora, gli esempi di prima, qua ho radical 5 che è 2 qualcosa, più 1, 3 qualcosa, 1,61 viene questo qua. Quindi viene una cosa fatta così. E questa viene una cosa fatta così. Allora, vi ricordate com'era prima? L'angolo minore di 90 gradi è questo. Qua l'angolo minore di 90 gradi è questo. Bisognerebbe fare il conto e vedere che gli angoli sono gli stessi. Una volta visti che gli angoli sono gli stessi, se questa è ruotata rispetto a prima, è ruotata, e allora i due pezzi devono stare qua. E qua. Infatti, se io metto psi uguale a 0, portando dall'altra parte eta la trovo, perché mi viene eta quadro uguale a un numero positivo, ed eta, questi sono i due valori di eta, stanno qua e qua. Se metto invece eta uguale a 0, qua c'è una somma di quadrati che in nessun modo può fare 0.
quindi effettivamente l'ho ruotata e l'ho messa verticale. I due sintesi sono diventati questi qua e la mia iperbole è diventata così. Non è stata ribaltata, a parte il fatto che nel ribaltarla non è che succederà niente, perché se io adesso scambiassi xi ed eta mi verrebbe così e così, cioè i due assi mi verrebbero messi a croce di Sant'Andrea, perché quando vado a ribaltare comunque io il ribaltamento, a meno di generare una rotazione, lo posso fare rispetto all'asse che mi pare. Siccome l'iperbole ha degli assi di simmetria, ribalto rispetto all'asse di simmetria, l'iperbole rimane, l'aspetto diciamo grafico dell'iperbole rimane esattamente lo stesso. Semplicemente la rotazione è stata fatta, invece di essere fatta per metterla diciamo con i rami più verticali, veniva fatta per me, i rami venivano messi più orizzontali che verticali, diciamo. Va bene? Penso che si sia capito tutto. Poi, dopodiché, diciamo, questo è un esempio che ho fatto con tutti i dettagli, con tutti i controlli. A casa tutto quello che non avete capito potete rivedere e potete andare a riempire qualche buco se c'è. Se poi c'è qualcosa che non capite, ma va bene. Quindi qua è proprio, ormai, questa è stata fatta proprio in tutto e per tutto. Vabbè, facciamo una pausa.